Alberto è un vero appassionato di vino. Ora vi presento i miei vini invecchiati. Questa bottiglia è del 1982. Questa bottiglia è del 1976. Questa bottiglia è un Recioto di Soave del 1990. Questa bottiglia di Recioto località Bisogno del 1993. Questa del 20 luglio è stato imbottigliato nel 1982. Puoi definire vino santo. Una volta questo vino, i nostri nonni, quando si ammalavano, lo usavano come medicina, lo prendevano come antibiotico. Questo ha 35 anni. Quanto è bello visto tra questa stupenda uva. Ecco. L'anno per produrre questa bellissima uva. L'uva ti dà questo vino di queste bottiglie. Alberto non ha solo la passione di coltivare la vite, ma anche di farsi un buon vino. Si nota su questo video con queste stupende vasche di vetroresina e di acciaio, dove c'è un vino bianco e vino nero. Buonissimo, annata 2011. Ora il vino su questa vasca d'acciaio sta fermentando. Guardate il colore di questo mosto, sembra un cappuccino. Sono qui in silenzio e sento un ruggio di bollicine. Un vero profumo. Sembrano delle isole del mare.
senti il rumore del vino che sta fermentando. Finita la fermentazione, questo vino si può definire chiamarlo Torbolin. Può essere bevuto mangiando le castagne o i marroni. Qui a Soave è una tradizione che per il mese di morti si acquista i marroni e bevi il Torbolin. È bello sentire questo ronzolio che il mosto fa. Il ronzolio della fermentazione. Ti tengo a far vedere queste cose. Per far vedere il vino, la sua procedura. I grappoli d'uva con questi chicchi contengono questo mosto. Un'altra mia passione è di fare le ciotole, per poi tenerlo per invecchiamento. Queste bottiglie hanno dei 35 anni, 25, 30, 15. Ciotto consiste nel staccare l'uva a settembre, poi bisogna legarla e metterla su delle arelle, lasciarla passare fino a dicembre. A dicembre che l'uva va pigiata. Poi quel vino viene chiamato recioto.
queste bottiglie non hanno preso. Se avrò delle richieste, le metterò all'asta. Quel cesto veniva usato per la vendemmia. Una volta avevano la della in spalle e mettevano i due cesti e portavano l'uva a spalle. Questo è il mio 20° video che produco. Con questo termino la carrellata. Ho fatto vedere la mia cantina, le botti, il vino, la passione. Il vino è una cosa delicata, ci vuole passione, pulizia, tempo. Profumo, sento un vero profumo, sei buonissimo. Vedo che il mio tempo non è solo uno spreco. Vedo che ne vale la pena. Quando bevi un bicchiere di vino così, lo sapori. Veramente buono. Bene, mando un saluto a tutti, spero che i miei video vi siano belli. Aver fatto una cosa visibile a tutti che le persone hanno modo di visualizzarli. Mi chiamo Alberto Tebagli e sono di Soave. Passione per la terra, per fare un buon vino e altro.